averne parlato in più di un'occasione con Mario. Probabilmente sarebbe stato molto contento di vedere quello che sta succedendo qui stasera, non solo perché è bello quello che succede, tante persone che gli vogliono bene, che si vogliono bene, che hanno deciso di ricordarlo, ma anche perché, scusate il particolare banale, avviene qui. Lui era indignato come me che queste sale, la casa del comune della nostra città, fosse stata praticamente chiusa alla partecipazione delle persone, praticamente chiusa nel senso che erano sorti ostacoli economici che evidentemente non ne rendevano fruibile immediatamente le sale, le stanze, questa bellissima sala con dei quadri meravigliosi di Antonio Sicurezza. Ricordo che era indignato come me, lo ricordo in una delle poche ma bellissime serate che ho parlato con lui, che ho passato con lui, e invece probabilmente il fatto che stiamo qui, che finalmente anche questo aspetto è cambiato, gli avrebbe fatto piacere. Quando mi hanno chiesto di leggere qualcosa per ricordarlo, innanzitutto ho pensato di chiamare Maurizio, compagno di strada di tante esperienze, per farmi dare una mano, anche perché non sono così bravo. Ho pensato di leggere due poesie, io credo molto nel pudore del silenzio di cui parlava prima Amilcare, ci credo così tanto che ho avuto anche qualche resistenza, lo dico subito, ma poi mi sono sforzato di partecipare con poche parole, non mie, una poesia di Costantino Cavafis molto conosciuta che si intitola Itaca, e poi una poesia, leggerà Maurizio, una poesia di Giorgio Caproni, Congedo, di un viaggiatore cerimonioso. Per farle risuonare un po' meglio nel vostro animo abbiamo portato qualche strumento musicale, ma ce la caviamo velocemente. Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. I lestrigoni e i ciclopi o la furia di Nettuno, non temere. Non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. In ciclopi e lestrigoni, no, certo, né nell'irato Nettuno incapperai se non li porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti, quando nei porti, finalmente, e con che gioia, toccherai terra tu per la prima volta. Negli empori fenici indugia e acquista madreperle, coralli, ebano e ambre, tutta merce fina, anche profumi penetranti d'ogni sorta, più profumi inebrianti che puoi. Vai in molte città egizie, impara una quantità di cose dai dotti. Sempre devi avere in mente, Itaca, raggiungerla sia il pensiero costante, soprattutto non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei mai ti saresti messo in viaggio, che cos'altro ti aspetti?
e se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso, fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. Sia meglio per me cominciare a tirare giù la valigia, anche se non so bene l'ora d'arrivo e neppure conosco quali stazioni accedono la mia. Sicuri segni mi dicono, da quanto mi è giunto all'orecchio di questi luoghi, che io vi dovrò presto lasciare. Vogliatemi perdonare quel po' di disturbo che reco. Con voi sono stato lieto dalla partenza e molto vi sono grato, credetemi, l'ottima compagnia. Ancora vorrei conversare a lungo con voi, ma sia, il luogo del trasferimento lo ignoro, sento però che vi dovrò ricordare spesso nella nuova sede, mentre il mio occhio già vede dal finestrino, oltre il fumo umido del nebbione che ci avvolge, rosso il disco della mia stazione. Chiedo congedo a voi senza potervi nascondere, lieve una costernazione. Era così bello parlare insieme, seduti di fronte, così bello confondere i volti, fumare scambiandoci le sigarette e tutto quel raccontare di noi, quell'inventare facile nel dire agli altri, fino a poter confessare quanto, anche messe alle strette, mai avremmo osato un istante per sbaglio confidare. Scusate, è una valigia pesante, anche se non contiene granché, tanto che io mi domando perché l'ho recata e quale aiuto mi potrà dare poi quando l'avrò con me, ma pur la debbo portare. Non fosse che per seguire l'uso. Lasciatemi, vi prego passare. Ecco, ora che essa è nel corridoio, mi sento più sciolta. Vogliate scusare? Dicevo che era bello stare insieme, chiacchierare. Abbiamo avuto qualche diverbio, è naturale. Ci siamo, ed è normale anche questo, odiati su più di un punto e frenati soltanto per cortesia. Ma così importa. Sia come sia, torno a dirvi e di cuore grazie. Grazie per l'ottima compagnia. Congedo a lei, dottore, e alla sua feconda dottrina. Congedo a te, ragazzina smilza, e al tuo lieve a flore di ricreatorio intitolato sul volto, la cui tinta mite è sì lieve spinta. Congedo o militare, o marinaio, in terra come in cielo e come in mare, alla pace e alla guerra. E anche a lei, sacerdote, concedo, che m'ha chiesto sia scherzava, ho avuto il dote di credere al vero Dio. Congedo alla sapienza e congedo all'amore, congedo anche alla religione, ormai sono a destinazione. Ora che più forte sento stridere il freno, vi lascio davvero, amici. Addio. Di questo sono certo, io sono giunto alla disperazione calma, senza sgomento. Scendo. Buon proseguimento.